Della cittadinanza civica Ius Soli per la giornata dell'unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera, parletta presso l'istituto comprensivo Musti di Miccoli. Un incontro all'insegna dei principi di libertà, di giustizia e di solidarietà sanciti dalla Costituzione. Protagonisti 12 minori di origine straniera nati in Italia che studiano nelle scuole della città, a cui è stata conferita la cittadinanza civica Ius Soli dal sindaco Pasquale Cascella, rinnovando l'impegno collettivo al rispetto dei valori universali posti a fondamento dell'unità della nazione. Gli alunni dell'istituto comprensivo Musti di Miccoli hanno fatto rivivere i simboli identificativi della giornata, dai versi della Costituzione ai colori della bandiera, alle note dell'inno di Mameli in una originalissima versione appositamente realizzata. Testimonial di eccezione il giocatore del Barletta 1922 Diouf, giovanissimo portiere senegalese che insieme al presidente e ad una rappresentanza della squadra ha suggellato il momento della consegna dei riconoscimenti, riaffermando i principi costituzionali di non discriminazione e di uguaglianza, cui anche lo sport si ispira. Si celebra la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. In collaborazione con il Comune di Barletta abbiamo voluto anche promuovere una riflessione su questa ricorrenza. È una festività civile con l'obiettivo di ricordare e promuovere i valori veri di cittadinanza e riaffermare e consolidare l'identità nazionale. Oggi quindi è un giorno particolare legato alle nostre radici da riscoprire insieme, anche insieme a quanti hanno scelto la nostra terra per costruirsi un destino migliore. A differenza delle tante celebrazioni sterili, ogni giorno nella nostra scuola i principi di coesione e di solidarietà sociale si traducono in realtà quotidiana, dimostrando che è possibile costruire una società interculturale.